Vediamo se riesco a riprendere. Orazio, guardati, guardati, guarda, fai vedere quanto sei bello. Allora, Orazio c'è ancora. Ciao, Ori! Eccolo, è un po' invecchiato. Sei un po' invecchiato come me. D'altra parte. Eccoci, Ori, vieni qui, Ori, Ori. Ma che, niente, se n'è andato. Allora, discorsi da divano, precisamente dal pavimento, qui, di fronte al mio divano della cucina. Allora, ci capita molto spesso di parlare di creatività, molti di noi pubblicano articoli su Facebook, su blog, che trattano di creatività, di che cosa si possa, di cosa possa essere indicato come creativo e meno creativo. Vieni, vieni, fatti vedere, fai vedere che sei un creativo, anche tu, piccolo. Quindi è un argomento che tocca un pochino tutti quanti e che interessa, anche perché non è facile forse definirne i limiti, almeno per noi poveri mortali. Senza entrare nel merito della creatività, di ciò che può essere la creatività per un esperto, come potrebbe essere uno psicologo, un sociologo, io non so, figure di questo tipo, professionali di questo tipo. In base alla mia esperienza, penso di avere ricavato una figura, un modello possibile di creativo. Innanzitutto bisogna dire che siamo un po' tutti creativi, lo è anche Orazio sicuramente, perché dobbiamo affrontare la vita in un certo modo, quindi dobbiamo un po' inventarcela. Ogni giorno per noi è una sfida riuscire ad affrontare i problemi di tutti i giorni e quindi questo ci rende creativi per forza, per poter adattarci alle situazioni difficili, almeno questo secondo il mio parere. Ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più che fa sì che noi acceleriamo in un certo senso, usando il pedale della creatività, acceleriamo e sviluppiamo soprattutto quel fattore. Probabilmente alla base ci sarà una mancanza, io immagino che ci sia una mancanza, il bisogno di sopperire a qualcosa che forse non ci è stato dato o che sentiamo di non avere sin dall'inizio. Sublimare, sublimare, quante volte abbiamo sentito questo termine, che probabilmente è anche vero, insomma, è anche applicabile alla nostra situazione. Però il creativo, secondo me, ha delle caratteristiche, il vero creativo, e badate, non sto parlando di chi disegna bene, non sto parlando di chi fa quadri o usa benissimo, che ne so, gli scalpelli, non sto parlando specificamente di quello. Il vero creativo, secondo la mia opinione, ha delle caratteristiche fondamentali e ora ve le voglio elencare. Il vero creativo è più interessato al percorso che deve svolgere, alla strada da fare, che al risultato che deve ottenere. Sì, è bello ottenere un risultato, arrivare ad un punto. È bello, ad esempio, riuscire a fare, per noi, per quanto ci riguarda, un paio di orecchini molto difficili, per esempio. Ma è molto più divertente il processo creativo, scoprire come posso arrivare a risolvere un problema, scoprire come posso fare per migliorare l'aspetto di questi orecchini, che materiale posso utilizzare, se c'è un altro metodo, un altro sistema. Sono tutte questioni che rendono molto più bello il processo lavorativo, di fatto, quello lavorativo. E il risultato, sì, il risultato può essere bellissimo, ma quante volte ci disinnamoriamo del risultato e non vediamo l'ora di passare ad un altro lavoro? Il percorso è molto più interessante che il risultato. Siete d'accordo? Anche a voi capita così. Io non sono particolarmente innamorata dei miei pezzi migliori, anche se magari ci ho messo l'anima, però non ho quell'attaccamento a quello che faccio. Quello che mi dà gioia e dolori, perché anche questo è creatività, gioia e dolori, sofferenza e piacere in un certo senso, è proprio il processo di creazione, di invenzione. Questo per quanto riguarda la nostra attività, il nostro produrre cose che ci piacciono. Ma il creativo è anche una persona che risolve la vita diversamente dagli altri. Cosa significa? Ori. Cosa significa risolvere la vita diversamente?
Ho sempre pensato, questo è un pensiero un po' semplicistico, però magari per capirmi, per rendermi più comprensibile. Il creativo, vero creativo, forse difficilmente arriverà al suicidio, a meno che non sia posto nella condizione di non poter assolutamente esercitare nulla della propria creatività, a meno che non sia posto nella condizione di vivere come uno schiavo, ecco, uno schiavo anche mentalmente. Perché? Perché la sfida del vero creativo è quello di vivere ogni giorno risolvendo un problema grazie alla propria fantasia, alla propria creatività, al proprio estro. Il creativo risolve originalmente, risolve in maniera del tutto personale i problemi. Non si fa condizionare più di tanto dalle soluzioni altrui, ne cerca delle proprie. Anche problemi banali, il rubinetto che perde, oppure semplicemente come fare per ovviare al fatto che la macchina oggi non funziona e noi dobbiamo arrivare da qualche parte. Un vero creativo difficilmente si perde d'animo. A lui piace inventare la vita, piace inventarsi le situazioni. Inventarsi le situazioni è un'altra di quelle cose che il creativo fa. Se soffrite molto di noia, se non potete vivere una vita regolata da orari che sono sempre quelli, da situazioni che sono sempre quelle, da persone che vedete tutti i giorni, da fatti sempre uguali, molto probabilmente sotto sotto cova un creativo. Il creativo ha bisogno di novità, ha bisogno di inventarsi, come dicevo prima, delle cose, ha bisogno di situazioni che lo stimolino sempre. A produrre, a creare, ad inventare, ad organizzare qualcosa, amore mio, qualcosa di sempre nuovo. Altrimenti rischia di finire quando va bene nella noia, quando non va bene finisce nella depressione. E guardate, io questa cosa l'ho sperimentata, l'ho provata, l'ho vista su di me perché personalmente ho sempre bisogno di stimoli nuovi, di situazioni nuove. Altrimenti cado in non so come dire, una spossatezza mentale che è per me molto pericolosa, molto. Il creativo non ha orari precisissimi, non riesce ad essere totalmente puntuale. Non pretendete che lavori dalle 7 a mezzogiorno e dalle 2 alle 8, probabilmente avrà degli orari strani. Probabilmente lavorerà di notte, oppure quando voi ritenete che sia il momento di lavorare, lui non lo farà. Lo trovate sdraiato da qualche parte, magari a guardare la TV, potrebbe essere, o a leggere qualcosa. Il creativo non rispetta gli orari. Il creativo lavora quando l'estro è giusto, è presente, quando c'è la possibilità, amore mio, di produrre meglio, di cacciare fuori qualcosa di buono. Quando sente che il proprio lavoro potrebbe non essere qualitativamente importante quando senti di non riuscire a produrre qualcosa di buono, preferisce lasciare perdere. E poi possiamo dire un'altra cosa del creativo, almeno secondo la mia visione. Il creativo non è molto prevedibile. Non pensiate di stare vicino ad una persona creativa sicuri di ottenere da lui determinate cose. Se vi fate le promesse, non credeteci troppo. Se vi dice che sicuramente lui si comporterà in un determinato modo e farà determinate cose, non credeteci. Sarebbe la morte veramente della fantasia. Il creativo è imprevedibile, ha poco senso pratico, non è particolarmente attaccato al denaro. Insomma, se mi sono spiegata bene, il percorso, la strada, Ciccio, sei d'accordo? Il percorso, la strada, muoversi è la cosa che interessa di più ad un creativo. Tutto il resto fa contorno. Vi riconoscete? C'è qualcuno che si riconosce? Se sì, ditemelo, ma anche se non vi riconoscete. Verori, che dici? Ma tu non è che avrai fame? Ciao, ciao!